mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi, negozi, cinema, teatro, dappertutto. La risposta è esatta. La mascherina è obbligatoria ormai dappertutto. Gli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal governo inoltre prevedono dal 10 gennaio l'uso del Super Green Pass, ossia vaccinato o guarito, in molte situazioni. Ma gli italiani sanno dove è necessario il Super Green Pass? Per esempio sull'autobus. Sì, sì, sull'autobus è obbligatorio, sì. Il bar? Anche. Hotel? Sì. Parrucchiere? Barbiere? Normalmente sì. Peccato, le aveva azzeccate tutte, ma sul parrucchiere è caduto. Dal 20 gennaio servirà solo il Green Pass di base, ossia tampone molecolare o antigenico, per andare dal parrucchiere. Ma vediamo se anche gli altri sono così preparati come il nostro amico. Per esempio, negli hotel occorre il Super Green Pass? Passo. Sì. Sì. Al ristorante? Sì. Sì, al chiuso. Risposta sbagliata. Al ristorante occorre il Super Green Pass sia all'aperto che al chiuso. Ma anche per accedere negli uffici pubblici come le poste occorre il Super Green Pass? Tipo il comune? Sì. Non credo. No, non lo so. No. Non me ne preoccupo. No. No. Sì. Uffici pubblici? Pure. Quindi dappertutto? Dappertutto. Ma lei ha capito come funziona? No. Per gli uffici pubblici occorrerà dal 1 febbraio solo il Green Pass di base per accedervi. Facciamo ora una domanda più complicata. Chi ha avuto un contatto con un positivo deve stare in quarantena? Di rimanere a casa con lui. Ah. Fargli compagnia. Fino adesso deve rimanere a casa un po' uscito. Deve fare il tampone, chiaramente, per riuscire a capire se effettivamente è stato contagiato o meno. Deve stare qualche giorno a casa in isolamento? Sì. Quanti giorni? 5 giorni. Il decreto prevede, in caso di contatto stretto, 5 giorni di isolamento e l'obbligo del test finale. Questo vale per i vaccinati. I non vaccinati, invece, oltre al test finale, 10 giorni di quarantena. L'ultima domanda del nostro quiz è quella relativa ai giorni di isolamento di un contagiato asintomatico e vaccinato. Che è stato contagiato, mi pare che sia 15 giorni adesso? 10. Il contagiato che abbia completato il ciclo vaccinale deve stare 7 giorni in isolamento, purché asintomatico, al termine dei quali deve risultare negativo ad un test molecolare o antigenico.